maialino spensierato, il birichino che scorazza in una fattoria. Vive lì con tanti amici, giorni magici e felici, cavalcando nella fantasia. Piggly Wigs, buffo maialino, Piggly Wigs, furbo il birichino, che avventure Piggly Wigs nella grande fattoria. Quando parti e dai lo sprint, gira mille l'allegria. Sei piccino ma sei un grande, hai una marcia sempre in più. Non cambiare Piggly Wigs, tu sei mister simpatia. Nella grande fattoria, che avventure Piggly Wigs, sei un magnifico birbante, anche se vai spesso in tilt. Le più belle scorribande guidi sempre solo tu, quando c'è la tua regia. Che avventure Piggly Wigs, Piggly, oh Piggly, Piggly, you little Piggly, le avventure di Piggly Wigs. Il folletto birichino. E vai! Sì, così! Prova a prenderla! Guarda come non ti mollo! Continua così, Sean! Vai a canestro! No! Per la miseria, gran bella azione! Sean! Sirius! A quanto pare c'è qualcuno che non la pensa come me. Guardate quanto fango! E io che avevo appena finito di pulire il pavimento! Non sono stato io! E neppure io! Capisco! Allora il fango è salito sulle scale da solo e si è sparso dappertutto? Non so, può darsi! Magari è stato il nonno! Oh, ehi, voi due! Non vorrete dare la colpa a me? Allora sentiamo, se non sono stati i ragazzi e non sei stato neanche tu, chi è stato? Non resta che una sola spiegazione possibile. Siamo stati visitati da un folletto Fardarrik. Firdara? Firdora? Fardarrik. Quando comincerete a stare attenti a quello che vi dico? Ma nonno, cos'è quel nome strano che hai appena detto? È una creatura dispettosa. Non vi ho mai raccontato di quella volta che un Fardarrik che mi ha causato grattacapi a non finire. Non ci hai mai raccontato questa storia? Beh, è stato mio padre a sospettare per primo che uno di quei dispettosi folletti si fosse introdotto nella nostra fattoria. Io lo stavo aiutando ad aggiustare un recinto rotto. Era già il secondo quella settimana. Come mai è successo di nuovo, papà? Ah, ci sono molte ragioni per cui un recinto si può rompere. Può essere logorato dal tempo o demolito dalle pecore. Ma a essere sinceri, Piggly, sembra proprio che tutto questo sia opera di un Fardarrik. Per la miseria, ho letto qualcosa. Sono folletti magici che causano un sacco di pasticci e poi scompaiono misteriosamente. Proprio così, Piggly, e sono pochissimi quelli che hanno avvistato un Fardarrik. Si vedono solo i danni che quei birbanti combinano. Beh, io non ero assolutamente disposto a sopportare che una creatura misteriosa se ne andasse in giro a combinare pasticci al mio papà. Forza, ragazzi! Ci fermeremo solo quando avremo cacciato per sempre il Fardarrik dalla fattoria Ralù! Lo caccieremo per sempre! Sì! Piggly, se devo aiutarti a cacciare un Fardarrik, non pensi che dovrei sapere come è fatto? Perché non ne hai mai visto uno? No, non da vicino. Guarda, è grande, più o meno come uno spiritello. Ma ha la coda. E poi ha le basette lunghe lunghe. E grandi orecchie molli. E dei piccoli occhietti lucenti. Come lui. Io? Ha un muso così brutto che non puoi neanche immaginartelo. E spalle larghissime. Ma i piedini sono piccoli piccoli. Sono delicati, non piccoli. Delicati? Hai le idee più chiare, Ferdi? È tutto chiaro come la notte, grazie. E allora diamo il via alla caccia al Fardarrik. Oh, Fardarrik, attento stai, perché non ci sfuggirà. Quei ragazzi pensano che io sia favoloso e naturalmente hanno ragione. Siamo onesti, Willy, tu hai quel non so che. Ma che cos'è quel non so che?
Non lo so. Altrimenti invece di chiamarlo non so che, si chiamerebbe Gino. L'hai avvistato, Piggy? Non ancora. Forse si sta nascondendo e bisogna ammettere che è bravo. E se poi decidesse di non farci vedere? Non preoccuparti, Ferdi. Nessun Fardarrig può resistere a una pepita d'oro. Anche se in realtà si tratta di una normale pietra pitturata, ma lui non lo sa. Oh, è lui! Catturiamolo! Questo è il giorno del trionfo per la fattoria Ralù e per l'Irlanda! Wow! Ho trovato una pepita d'oro! Molly, quella pietra non era per te, era per il Fardarrig! Oh, beh, adesso è mia! Ascolta, Ferdi, lo attireremo con qualcosa a cui nessuna creatura può resistere. Ehi, Grece! Recentemente mi è giunta all'orecchio la notizia che sono incredibilmente, anzi criminalmente, bello. E per questo mi serve il vostro aiuto. Ditemi qual è il mio lato migliore. Questo? O questo? O questo? Eh? O questo? O forse è quello che cosa sarebbe? Ehi, è una torta tutta per noi! Da sola, senza protezione, prendetela, Grece! Una pecora, due pecore, tre pecore abbattute, incredibile! Quella torta corre come un treno, la partita continua! Ecco Birnie ha afferrato la torta e procede con un run verso la meta! Ehi, un momento! Ecco Fluffy che ha intercettato la torta e corre sulle sue piccole zampette pelose! E a 40 yard, e a 30 yard, e a 20 yard, un momento! Ha sbattuto contro il recinto, ma c'è l'ottima presa di Doris! Non per niente la chiamano la meraviglia lanosa! Ora che ci penso, non la chiamano così. Che partita piena di grandi emozioni e una competizione caleidoscopica, il brivido della vittoria, l'agonia della... pecora nuda rimasta senza torta! Ottimo lavoro, Gregge! Grazie per aver preso la torta per me! Ehi, ha boccato! Non mi scappe! Questo sì che si chiama fast food! Oh no, guarda che cosa hai combinato! Io? Non dovevi tirare così forte! È colpa di Ferdi che non ha il senso della misura! Ma è stata Dani che ci ha fatto perdere l'equilibrio! Oh no, che dici? Non è affatto vero! Invece sì, è colpa tua! Non è vero! È vero! Eri tu davanti a noi! Ma l'ho tirata a malapena! Pensa che mi hai perfino pestato le zampe! Per la miseria, che disastro! Adesso tua madre si arrabbierà terribilmente con noi! Ma ecco, noi non abbiamo visto il vetro che si rompeva. Fidati di me, Piggy, quella si vede bene che è una finestra rotta. Sì, ma forse non l'abbiamo rotta noi. Voglio dire, siamo sicuri che non sia colpa del Fardarrig. Oh, è vero! Ha fatto il danno alle nostre spalle. Ehi, amici, adesso che ci penso, poco prima che la finestra si rompesse mi è sembrato di intravedere qualcosa con la coda dell'occhio. Ah, il Fardarrig ha colpito ancora. Sì, è così, papà. È lo stesso che ha rotto i due recinti. È una bella storia, ma ora diteci cos'è successo alla finestra e alla mia torta.
Mia cara, se questi bravi e onesti bambini dicono che è stato un fardarriga combinare questo pasticcio, vuol dire che è andata così. Non si inventerebbero mai una storia simile. Sanno tutti che i fardarrig sono dei folletti molto dispettosi, ma quel che è peggio, se si osa incolparli per una marachella che non hanno commesso, beh, allora possono diventare ancora più dispettosi e crudeli. Ma voi non avete nulla di cui preoccuparvi, non è così? Beh, no, papà, certo che no. Adesso però sarà meglio che ci diamo da fare per evitare che il fardarrig combini altri guai. Sì. Giusto. Oh, tesoro, tu lo sai benissimo che quella finestra non è stata rotta da un fardarrig. Certo che lo so, mia cara, ma conosco bene quei tre e sono sicuro che non ci metteranno molto a dirci la verità. State buone, so che volete un mio autografo, ma per favore non spingete, non spingete! Accontenterò tutte, prometto, ma prima ecco una dimostrazione della mia bravura di attore. Ho abbastanza talento per recitare qualunque genere di storia. Misteriosa? Cos'è stato? Non lo so. Romantica? Posso usare e confessarti il mio amore? Posso permettere che parole soavi sgorghino dolcemente dalle mie labbra? Oso e come. Western. Salve, gente, come va? Ciao, bambola. Credo che seguirò quel sentiero nel deserto. E credo che quel tizio con quella grossa pistola nella fondina ci procurerà un sacco di guai. Grazie, grazie, grazie. E adesso, via con gli autografi, sì? Niente male, fa un bel effetto sulla lana. Il fardarrig si arrabbierà quando scoprirà che l'abbiamo incolpato per il vetro. No, perché è stato lui a romperlo, Ferdi. Può darsi, ma non è che ne siamo proprio sicuri. Non preoccuparti, Ferdi. Noi pensiamo a catturarlo e poi vedrai che tutto si aggiusterà. Chi è che ha spento la luce? Tranquilla, Dani, ti tiriamo fuori. Dani, tutto a posto? Che cosa è successo, Piggy? Non lo so. Oh, ci giurerei che è stato il fardarrig a far cadere il cesto, ne sono sicuro. Oh, credo che Ferdi abbia proprio ragione. Potrebbe essere nascosto qui in giro, proprio sotto il nostro naso, in attesa di fare la prossima mossa. È stato il fardarrig! Abbiamo raccontato che è stato lui a rompere la finestra. Dani? Sei tu? Che cosa sono io? Allora abbiamo deciso di andare a porgere le nostre scuse e di offrire qualche dono al fardarrig. Andiamo a trovare il fardarrig per fargli un regalo di cuor. Faremo la pace allora, dispetti più non farà. Oh, dispetti più non farà. Voi pensate che sia il fardarrig? Oh sì, è lui di sicuro. Ok, signor fardarrig, sappiamo che noi l'abbiamo fatta arrabbiare e siamo venuti perché vorremmo dirle... Vorremmo dirgli che ci dispiace, Piggy!
Salve, come va, signor Combinaguai? Comincia tu. Come volete. Questo è il mio libro preferito, signore. Si tratta della prima edizione. È una storia entusiasmante. Questo è il mio disco preferito, signor Fardarrig. C'è solamente un piccolo graffio. Questo è il mio fischietto di latta. Glielo regalo, anche se mi piace tanto. Fatto. Vedrete che ci perdonerà ora che gli abbiamo offerti i nostri beni più preziosi. Io credo che non gli piacciono. Ero certo che il Fardarrig ce l'avesse con noi. Non ci restava che aguzzare l'ingegno, ed è quello che facemmo. Secondo voi per quanto tempo dovremo rimanere così? Finché il Fardarrig non se ne sarà andato. Per la miseria, così perderò la cena. Wow, non ho mai visto una mucca simile prima d'ora. Sembra perfetta per farlo mio autografo. Non vedo niente. Bene. Comportiamoci in modo naturale. Ok. Vediamo un pochino cosa abbiamo qui. Wow, questa è senza dubbio la mucca più brutta che abbia mai visto. È meglio se faccio l'autografo dall'altra parte. E il Fardarrig, riesce a vederlo? Riesco a vedere i piedi! E sono davvero orribili! Stiamo calmi e iniziamo a muggire! E se tentasse di mungerci? È andata in mille pezzi! Hai dimenticato l'autografo! E anche la tua coda! Mamma! Papà! Aiuto! Aiuto! Il Fardarrig! Mamma! Papà! Ci stai seguendo! Chi vi sta inseguendo? Il Fardarrig! E per quale motivo il Fardarrig vi starebbe inseguendo? Oh, sì! Dunque, ecco... Vede, signore... Credo che sia arrabbiato con noi perché l'abbiamo incolpato per la finestra rotta. Oh, è strano. Non avete detto che è stato lui a romperla? No, non proprio. E allora, chi l'ha rotta? Sentiamo. Forse è stato... Fermo! Ah, che cosa? Pigli! Io. E c'ero anch'io. Ci dispiace, papà. Beh, vediamo un po'. A quanto pare vi siete cacciati proprio in un bel pasticcio. Sapete, è più che normale che qualcuno si arrabbi se viene incolpato per una cosa che non ha commesso. C'è qualcosa che possiamo fare? Probabilmente sì. Se vedesse che voi affrontate le conseguenze del vostro gesto, vi perdonerebbe. Sarebbe fantastico. Allora... Diciamo che tutte e tre mangerete solo metà dolce dopo la cena di sabato. Oh, papà, ma non basterà. Oh. Signor Winx, il Fardarrig è davvero arrabbiato con noi. Sì, dobbiamo assolutamente dimostrargli che siamo tanto, 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 tanto dispiaciuti. Oh, capisco. Scommetto che è nascosto e ci sta spiando. Gli mostreremo che prendiamo questa faccenda seriamente. Eccovi qua, piccoli mascalzoni! Come avete osato rompere una finestra e poi incolpare un povero innocente Fardarrig delle vostre orribili malefatte? Vergognatevi! Vergognatevi! Ci dispiace. La punizione che vi meritate per quello che avete fatto è pelare patate a vita. Continua, papà.
Poi pulirete il granaio da cima a fondo finché non sarà tirato al lucido. Vedrete la luce del giorno solo quando brillerà come uno specchio. La prego, signore, tutto ma non il granaio. Ah, non serve che mi imploriate. La decisione è presa. Seguitemi. E per il resto della giornata e gran parte del giorno seguente, io e i miei amici abbiamo pulito il granaio come nessuno aveva mai fatto prima. Oh, c'è un sacco di lavoro da fare qui dentro. Beh, ce lo meritiamo. In fondo dobbiamo un mucchio di scuse al povero Fardarrig. Sapete, adesso che ci penso, non abbiamo mai davvero visto il Fardarrig. Hai ragione, è proprio così. Ditemi, come facciamo a sapere se è mai stato qui? E se è veramente così arrabbiato con noi? Oh, per la miseria, pensare che ci siamo offerti noi di fare tutto il lavoro. Forse avete ragione. Ma può darsi che vi sbagliate. Io, Ferdi e Dani concordammo che con o senza Fardarrig le nostre coscienze e il granaio erano molto più puliti da quando ci eravamo assunti la responsabilità per ciò che avevamo fatto. Fu così che da quel giorno in poi non abbiamo più subito scherzi e monelleria da un Fardarrig. Allora, ragazzi, ricapitolando, non avete niente da confessare riguardo alle vostre azioni? Ma soprattutto riguardo alle impronte di fango? Che sono stata io! Sei andata a raccogliere le carote nell'orto, non è così? Oh, mi dispiace tanto, ragazzi! Scusa, nonno, come hai fatto un Fardarrig? Ce lo potresti descrivere? Beh, sapete, in verità non ne ho mai visto uno che non assomigliasse a un ragazzino come voi. Oh, alla vostra mamma!